Uovo o colomba? Cioccolato fondente o al latte? Farcitura classica o proposte creative? Dilemmi di stagione, legati alla Pasqua. Certo, al maestro pasticcere non manca l'inventiva e le possibilità così diventano infinite. Ma quando si parla di uova al cioccolato, di qualità non se ne può fare a meno. Quest'anno abbiamo fatto anche il cioccolato al caffè per fare appunto l'uovo, a parte l'uovo al latte, l'uovo al fondente, l'uovo bianco, e poi si può aromatizzare il cioccolato in tutte le maniere, dal peperoncino, faccio per dire, al caffè appunto, che quest'anno appunto è la novità di quest'anno, è l'uovo al caffè, l'uovo al fondente al caffè dentro. Non mancano poi coloro che vogliono personalizzare la sorpresa, cosa che solo un artigiano può fare, e anche qui c'è qualcuno che vuole andare un po' fuori dagli schemi. Qualche uovo personalizzato viene fatto senz'altro e c'è molta richiesta, a parte le collanine, gli anellini, i viaggi che ormai sono tanti. La particolarità di quest'anno è che mi è stato chiesto di mettere in un uovo di Pasqua della frutta e verdura per un vegetariano. Altro classico dei classici, la colomba, simbolo per eccellenza della Pasqua, e anche qui la qualità superiore e gli ingredienti di prima scelta sono quello che il cliente cerca dall'artigiano pasticcere. La nostra richiesta è una ricerca sintomatica, spasmodica di prodotti di qualità. Un prodotto di qualità perché di prodotti e colombe il mondo è pieno. Il cliente deve venire al caffè del pasticcere, quando viene al caffè del pasticcere deve trovare un prodotto di qualità e di fragranza. E tra mille variazioni sul tema, però, una su tutte, la più richiesta qui a Fano. La colomba la moretta è quella proprio, la colomba fanese è proprio, sono anni, moretta, caffè e moretta, caffè e liquore dentro, dentro l'impasto ci va il caffè, proprio la moretta, come se uno bevesse la moretta, e rimane quel retrogusto di caffè e moretta. Si a Fan bisogna che la gente beva la moretta per forza.